Fortunatamente il buonsenso è prevalso e devo ringraziare anche il Presidente della Regione che ha capito l'emergenza. Informiamo tutti i cittadini che le cose non sono cambiate. Fino a sabato sera a mezzanotte l'ordinanza non sarà modificata, quindi rimangono in vigore tutti gli effetti della precedente ordinanza. Se mi è consentito, anche una piccola polemica la vorrei fare. Questo atteggiamento istituzionale ai massimi livelli mi ha disturbato. È il peggior spettacolo che si può dare alla gente. In questi momenti la risposta è quella di agire all'unisono e avere una visione condivisa. Poi non si può magari essere sempre d'accordo, condividere tutto, però non si può giocare facendo un'operazione di muscoli tra governo e regione. Come stanno i nostri concittadini? Avete notizie del loro stato di salute? Sì, fortunatamente c'è uno stato di miglioramento, anche sotto questo aspetto, quello umano, mi sento di farle arrivare questo messaggio a lei e ai familiari che siamo tutti vicini. Cittadini, vorrei trasmettere un messaggio anche chiaro, non sopravvalutiamo la situazione. C'è anche un'isteria, un allarmismo esagerato. Ecco, teniamo bene le cose, chiamiamo le cose per quel che sono. La gente nell'attenzione ovviamente, però deve sentirsi anche tranquilla.